Francesco Cembalo è il nuovo sindaco di Altavilla Silentina. Con 2.329 voti ha battuto lo sfidante Enzo Giardullo, che si è fermato a 2.220. Una sfida davvero appassionante e che ad un certo punto del pomeriggio sembrava volgere in favore del capolista di Insieme per Ricominciare. Quando si sono chiuse infatti le sezioni del capoluogo di Cerro Cupo e di Borgo Cariglia, il vantaggio era di qualche centinaio di voti. Poi però la sfida elettorale è stata completamente ribaltata dalle sezioni, che erano in ritardo nello spoglio, di Cerrelli, Olivella e Scalareta, che hanno fatto recuperare lo svantaggio e portato alla fine avanti di 109 voti la lista Tutti per Altavilla. Il neo sindaco di Altavilla Silentina, Francesco Cembalo, già nel 2006 tentò la scalata a primo cittadino, ma fu sconfitto da Antonio Di Feo. Poi dal 2011 è stato al fianco del sindaco uscente Antonio Marra, con il quale ha ricoperto anche il ruolo di assessore ai lavori pubblici. Nella lista vincente, primo degli eletti, è risultato il sindaco uscente Antonio Marra con 646 voti. Ottima la performance di Giovanna Di Matteo, già consigliere comunale, con 510 voti. Tra le new entry da segnalare Antonietta Di Verniere, la più giovane candidata, 23 anni, che ha preso 296 preferenze. Per quanto riguarda la lista Insieme per Ricominciare, prima degli eletti è risultata Giuditta Polito con 506 preferenze. Successo personale anche per Lucia Bacco, che ha raccolto 473 voti. Sicuramente è stata una grossa gioia. Grazie a tutti coloro che mi hanno votato, ma soprattutto grazie alla mia squadra, che è stata veramente favolosa. Grazie, con ciò abbiamo dimostrato che la gente non sempre vuole cambiare, vuole continuità nelle cose. Grazie a tutti. Sicuramente noi attueremo il nostro programma, che il nostro programma è stato veramente un programma fatto da tutti, quindi sicuramente ci adopereremo affinché tutto venga fatto nel migliore dei modi, e la trasparenza soprattutto. No, sicuramente sarò il sindaco di tutti, di chi ha votato e chi non ha votato. Io non ho mai fatto differenza da chi mi ha votato e chi non mi ha votato, anche chi mi ha aggredito. Quindi sarò il sindaco di tutta Altavilla, anche di chi ha perso. Grazie. Gabriele Iuliano è il nuovo sindaco di Rocca d'Aspide, sindaco al secondo mandato consecutivo, una tornata elettorale che per lei è stato un successo. È stata un'esperienza meravigliosa, bellissima, c'è stato un trasporto emotivo, un coinvolgimento, una passione della gente, un sentimento profondo che il popolo ha espresso, e questo è soprattutto sopra la vittoria, sopra i numeri della vittoria, che sono importanti, straripanti direi, in una competizione elettorale a due liste, è quello che ci gratifica di più e che ci portiamo dentro e che resterà dentro i nostri cuori per sempre. Il cuore, la passione, i sentimenti, le lacrime, questo trasporto totale che abbiamo ricevuto dalla nostra popolazione, dai nostri cittadini, è quello che veramente sta sopra di tutto, è la vera vittoria di questa competizione, è la vera vittoria di questa comunità. Una comunità esiste in quanto ha questi sentimenti nella sua popolazione, nel suo DNA, l'orgoglio di essere appartenenti ad una terra, ad un territorio, ad una identità di appartenenza anche da un punto di vista delle scelte che si fanno poi sul piano amministrativo e politico.
e la gente in questo ci ha premiato, molto probabilmente, anzi io dico sicuramente e certamente, per la capacità che abbiamo avuto di stare in rapporto con loro, non soltanto in questa campagna elettorale ma nel corso di tutto un mandato che abbiamo espletato per 5 anni e poi per gli anni precedenti. Questa cosa è veramente l'elemento in più che fa saltare al cuore tutti i sentimenti di noi che ci siamo messi in campo, dei candidati, di tutti coloro che ci hanno sostenuto, ma che poi alla fine ci rende merito di quella che è veramente il vero senso della politica, cioè la capacità di essere in mezzo alla gente e di sentire il calore, la passione e l'emozione che attraverso l'azione che noi facciamo tutti i giorni la gente, la popolazione capisce e ci trasmette e ci manifesta. Questa cosa è veramente straordinariamente bella e di questo siamo immensamente felici. E verdura Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella. BCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 13 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Scalo, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto e Pellezzano. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pesto. L'Isis Rent Car ha aperto il nuovo Mobility Store a Capaccio Pestum presso Danicar. Noleggio auto e veicoli commerciali a breve e medio termine con tantissime offerte super flessibili. Prenota ora su www.lisisrent.it. Radio MPA. Un altro evento alla Galleria d'Arte Moderna di Salerno. In questa occasione incontriamo Pasquale Crispino, ideatore del progetto Arte 5.0, che insieme a Gamma appunto ha scritturato la prima artista che parteciperà appunto a questo progetto dopo un'accurata selezione. Parliamone insieme. Sì, Arte 5.0 in questa magnifica serata del 25 settembre inaugura un progetto innovativo dedicato agli artisti che si chiama Arte 5.0 Television, ma la cosa che più mi fa piacere è che dopo anni di esperienze, dopo tanto lavoro fatto insieme, c'è la possibilità di condividere un progetto. Naturalmente la nostra missione come Arte 5.0 Investment, che poi dà vita ad una serie di progetti quale Arte 5.0 Television, naturalmente cerca quelli che sono dei protagonisti del mondo dell'arte, di persone che hanno desiderio in un momento storico come quello che viviamo, che è condizionato da tanti eventi, attraverso la loro arte, attraverso la pittura, naturalmente hanno desiderio di eternizzare quello che è un momento attraverso un dipinto. Quindi noi vogliamo essere semplicemente portavoce di quello che gli artisti hanno desiderio di raccontare in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Naturalmente Gamma Art Gallery insieme ad Arte 5.0 come missione principale ha quella di fare tanta ricerca, perché l'arte è anche fonte di ricerca. Qui siamo molto attenti su quelli che sono gli artisti emergenti, le persone che hanno desiderio di comunicare qualcosa di significativo, e non a caso proprio pochi giorni fa abbiamo avuto il piacere di condividere l'inizio, non l'inizio perché Arte 5.0 Television è una TV che ha già tanta forma sul web, però di iniziare insieme un nuovo percorso lavorativo. Mirko Mele, direttore artistico di GAM, un progetto il suo, quello artistico ovviamente, che nasce da lontano e che come vediamo è in continua evoluzione.
Sì, io innanzitutto mi associo al pensiero dell'ideatore del progetto Arte 5.0 Investment con la web, perché mi rendo conto che oggi nel 2021 non possiamo essere fuori da questi canali. È vero anche che l'arte va respirata, va fruita, va odorata, quindi io penso che la congiunzione, la comunione di questi due progetti può andare molto lontano. C'è un rapporto di parentela che mi lega al dottor Crispino e sono anni che noi lavoriamo dietro le quinte a grandi progetti. Per la prima volta ci stiamo mettendo la faccia, quindi qualche giorno fa insieme abbiamo scritturato la prima artista, è Daniela Capuano in Arte Fio, ma è solo la prima di questo grande progetto che prenderà insieme per mano gli artisti emergenti e li porterà lontano. Non solo gli artisti, perché tutti coloro i quali, dietro di me c'è un artista, ne parlerò fra un secondo, la Marta Bordonali, un'artista milanese, un'artista che cura la pop art come pochi in questo momento. Io avevo De Quarto, Grittini, o Ludmilla, o artisti importanti, però avevo l'esigenza di immettere nel mio showroom, nella mia galleria, qualche cosa di livello internazionale. Grazie alla collaborazione con Arte 5.0, è un onore innanzitutto per me, lo voglio dire, collaborare con loro, una società che si sta mettendo in mostra a grandi linee, una rete, un territorio nazionale molto importante di consulenti preparati. D'altronde io e Pasquale abbiamo in due forse 30 anni di esperienza di grandi successi, prima con le aziende di persone che la fanno da tanti anni, oggi lo facciamo in prima linea e vogliamo aumentare, se Pasquale mi permette, la qualità di quelle che sono le opere e quelle che sono le attività legate al mondo dell'arte. Fio, con le sue opere, è la prima artista ad entrare nel progetto Web TV dopo tanti anni nel percorso con Mirko Mele. È stata scelta per questo progetto, quali sono le sue emozioni? Certamente ogni traguardo che si raggiunge ti dà un'emozione, e specialmente quando produci arte, produci, o meglio, metti su tela le tue emozioni, e le tue emozioni colgono il fruitore, è normale che ti riempie l'anima. Credo di aver fatto un gran bel percorso, credo nella mia arte, e credo che il mio percorso artistico possa proseguire, perché credo in me fondamentalmente, credo in chi crede in me. Mirko mi ha dato l'input, mi ha spronata in questo periodo, e a lui devo tanto, soprattutto ecco, per il discorso di aver non solo creduto in me, ma anche nei miei momenti, perché come tutti gli artisti anch'io ho avuto i miei momenti di pausa, di stop. Lui ha sempre acceso la miccia, e oggi far parte, iniziare un altro percorso insieme a Pasquale, è un'altra miccia che si è accesa dopo questo periodo, questo anno un po' di blocco totale. Si riparte, penso che si riparta alla grande, no? La vita è bella. Definita la Pompei del Novecento, i primi insediamenti abitativi di Roscigno Vecchia si formarono verso la fine dell'anno 1000, intorno ad un monastero di Benedettini, e questo si ebbe per le esigenze logistiche dei pastori di Corleto Monforte, che stanchi di percorrere tutti i giorni la distanza, circa 4 chilometri, tra l'attuale centro abitato di Roscigno Vecchia e l'antico centro medievale di Corleto Monforte, decisero di costruire, proprio vicino al monastero dei Benedettini e la chiesa di Santa Venere. Oggi il centro urbano si è spostato, ma Roscigno Vecchia rappresenta ancora l'anima del luogo, che continua ad incantare migliaia di turisti per le sue antiche dimore. Emblematica è stata la figura di Dorina, l'ultima abitante di Roscigno Vecchia. Negli anni Ottanta vi nacquero la Proloco e il Museo della Civiltà Contadina. Tutto racconta di sacra lentezza, vita armonizzata con la natura, rispetto dell'ambiente, degli animali e del lavoro.
Ma la civiltà contadina del sud non rivive solo all'interno del museo. Roscigno Vecchia è un vero e proprio paese museo. Cosa rara, il borgo non è stato intaccato dalla modernità, conservando i tratti urbanistici ed architettonici di un centro agropastorale sette-ottocentesco. Per tutti questi motivi, nel 1998 Roscigno Vecchia è stata inserita nella lista dei siti patrimonio UNESCO. La meraviglia ti prende quando, dopo un corridoio di case puntellate, la vista si apre sull'ampia piazza Giovanni Nicotera. Una piazza senza selciato, con alberi secolari e una bella fontana circolare in pietra, un abbeveratoio e a destra, su un piano rialzato, la chiesa settecentesca di San Nicola di Bari. Quando ogni famiglia andò a vivere nel paese nuovo, tre contadini continuarono a resistere nelle vecchie case, senza luce né acqua corrente. Erano Luigi, Grazia e Teodora, meglio conosciuta come Dorina. Ex suora, Dorina ha vissuto da sola in paese fino ad 85 anni. Dopo la sua morte, nel 2000, la sua scelta di solitudine è stata ereditata nel 2001 da Giuseppe Spagnuolo, che si definisce il primo abitante di Roscigno Vecchia del nuovo millennio. Su uno sfondo meraviglioso che è quello del Tempio di Nettuno nel Parco Archeologico di Pestum si è rinnovato l'appuntamento con il premio di poesia Posidonia Pestum. Ne parliamo con il presidente del Lions Club, Giuseppe Funicelli. Dottore, un appuntamento che è longevo, siamo giunti oramai alla 26esima edizione. Sì, longevo, ma quest'anno organizzato nell'area archeologica, perché questo appuntamento gli altri anni era nella piazzetta della Basilica Paleocristiana. Quest'anno siamo riusciti ad ottenere questa location che, come ha detto lei, è una location veramente affascinante, con questo sfondo di queste colonne doriche e con questo tempio che è il più antico della città, della polis di Pestum. È uno scenario degno di questo premio che raggiunge il 26esimo anno, la 26esima edizione, e che naturalmente noi riproponiamo. Abbiamo fatto una pausa di un anno per la pandemia, era necessario farlo, ma siamo ritornati quest'anno e ci riproponiamo di organizzare anche le seguenti edizioni nel contesto dell'area archeologica, perché la riteniamo molto più idonea per questo appuntamento culturale. Un appuntamento culturale che si avvale della presenza di tanti intellettuali di prestigio. Sì, noi abbiamo cercato sempre di dare un valore insomma, considerevole a questo premio, perché rappresenta un punto di riferimento internazionale. Questo è uno dei pochi premi in Italia dove non si paga la tassa di iscrizione, quindi è assolutamente gratuito iscrivere. E analizziamo in media intorno ai 1000 componimenti tra poesie edita e inedita delle varie sezioni di vernacolo. Quindi c'è un lavoro enorme della giuria che naturalmente diciamo, lo fa con passione. Sono tutti membri che hanno un'esperienza di vissuto letterario, quindi non sono presi a caso. Forse l'unico membro che non si occupa di letteratura sono io, che faccio il chirurgo nella vita, ma ho un passato di modesto poeta, quindi di scrittore di poesie con qualche raccolta pubblicata. Migliaia di partecipanti dunque, provenienti non solo da questo territorio ma da ogni parte d'Italia, possiamo dire. Sì, è vero, sia per la poesia inedita che edita, ma in particolare per il vernacolo. Quindi ci arrivano poesie in lingua, naturalmente c'è una traduzione, altrimenti molto spesso non è comprensibile, perché viviamo in un contesto di regioni dove c'è una differenza linguistica veramente unica, credo, rispetto agli altri paesi europei.
noi abbiamo delle differenze tali che un dialetto diventa incomprensibile da una regione del nord a quella del sud, quindi, però anche questa è cultura e quindi naturalmente è importante questa diversificazione di linguaggio, di abitudini e anche di modo di esprimersi. Ci si cala in una sorta di botola naturale, attraverso una fune con cui si scende nelle viscere delle grotte di Castelcivita, fino a raggiungere i 10 metri di profondità. E da lì è tutto un susseguirsi di sorprese per gli amanti dell'esplorazione e della natura. Si tratta di un'esperienza unica, in luoghi che da 100 anni non venivano più esplorati dall'uomo, e che d'ora in poi si potrà rivivere. Da pochi giorni, infatti, ha preso il via la cosiddetta geoesperienza, ossia la possibilità di visitare il ramo nord delle grotte di Castelcivita a distanza di un secolo dal passaggio degli ultimi visitatori. Geoesperienza è una vera e propria esplorazione durante la quale ci si ritrova ad attraversare le insenature più intime delle grotte, talvolta calandosi con delle corde, talvolta strisciando o gattonando, ma sempre circondati da paesaggi sotterranei da togliere il fiato. Chi decide di visitare il ramo N delle grotte non può avere ripensamenti, in quanto l'uscita è diversa dall'ingresso e si guadagna dopo circa 1 ora e 15 minuti e dopo aver attraversato, calandosi ancora una volta con una corda, anche una frana naturale originatasi tanti anni fa, e dopo una suggestiva risalita sulla roccia. Oltre alle radici di piante secolari, lungo il percorso, si possono ammirare 5 colonne forgiate dall'acqua e dal tempo. E proprio l'azione dell'acqua e dello scorrere del tempo ha fatto sì che da minuscole insenature si creassero delle vere e proprie cavità, oltre a formazioni calcaree, giagiture di rocce, drappi dentati, batteri brillanti, stalagmiti e stalattiti dalle mille forme. Ogni passo è una scoperta mentre si percorre il ramo nord che racconta millenni di storia. Basti pensare che proprio presso le grotte di Castelcivita sono stati rinvenuti strumenti in pietra e resti fossili che costituiscono le tracce dell'occupazione da parte dell'uomo di Neanderthal, la cui comparsa in Campania è stata datata a 40.000 anni fa. Un viaggio nella preistoria, dunque, attraverso le suggestioni offerte da straordinari fenomeni naturalistici e geomorfologici. Chi si addentra nei luoghi più nascosti delle grotte sarà ripagato da visuali di rara bellezza. L'insolito percorso si effettua proprio alla stregua dei primi esploratori, evitando di portare con sé zaini o oggetti che possano essere di intralcio, e dotati di un casco con luce che sarà fornito al visitatore al momento dell'ingresso in grotta. Geoesperienza, la visita è stata chiamata così proprio perché unica nel suo genere, si può vivere anche in inverno, in quanto le profondità delle cavità carsiche rimangono asciutte nonostante le piogge. Le grotte di Castelcivita, con i loro 4.800 metri di lunghezza, sono uno dei complessi speleologici più estesi dell'Italia meridionale, alle porte del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e a pochi passi dalle rive del fiume Calore. La straordinaria offerta della nuova geoesperienza rappresenta un motivo in più per visitarle.